Ciao a tutti. Allora, ho letto in prestito dalla Biblioteca Nazionale Napoli Ferito a morte di Raffaele La Capria, uno dei classici, dei libri classici contemporanei che ha vinto nel 1961 il premio Strega per un soffio, fra l'altro, di un voto. Ho avuto modo di apprezzare questo libro. Il libro, che nella edizione che io avevo, era di 248 pagine, senza prefazione, senza saggi. So che alcune edizioni ora hanno dei saggi che tendono un attimino a spiegare la disamina, l'analisi del romanzo. Allora, il romanzo è diviso in vari capitoli. I primi capitoli trattano di scene di vita slegate. Nel susseguirsi del racconto troviamo una unità che porta quei primi capitoli a essere assorbiti nella storia. In breve la trama. La trama è una Napoli del secondo dopoguerra, in cui dei ragazzi vivono l'estate e emerge tra questi ragazzi delle figure. Le figure del protagonista, Massimo De Luca, di suo fratello Ninì, di un suo amico Glauco, e si intervallano delle altre figure di personaggi estremamente importanti come Sasà. È molto interessante recuperare, se avete la possibilità, la lettura dei primi capitoli da parte dell'attore Tony Servillo, perché dal libro ha avuto un enorme successo di vendite che ha portato anche a una rappresentazione teatrale. C'è una disamina in questo libro, prima di tutto, della fuggevolezza della vita, la fuggevolezza della giovinezza, le aspettative, il voler riscattare sia la città che proprio stessi, poi il perdersi nella pigrizia, nel vivere l'estate. È ambientata a Napoli, la Napoli nell'epoca di Achille Lauro, e c'è una sottile, forte descrizione dell'indolenza napoletana. In una parte, una pagina molto interessante, dice l'autore, il protagonista, si è scocciato della simpatia, che qui a Napoli siamo tutti simpatici. C'è anche la fuga verso il nord, verso Milano, verso Roma, e è un po' il libro, si chiama Ferito a morte, dovuto alla scelta del titolo a Patroni Griffi, che ne suggerì a Raffaele La Capria intitolarlo così, perché lui voleva intitolarlo Leoni di giugno, appunto per parlare di un pezzo di libro che, diciamo, tutti i libri si svolge d'estate, anche se in vari momenti. Un momento del primo e del secondo dopoguerra, un altro momento degli anni 60, cavallo degli anni 60, degli anni 60, e poi, quindi facendosi un po' ai vitelloni di Fellini a memoria. Il libro è scritto molto bene, il flusso di coscienza utilizzato come metodo di approccio letterario. C'è una prima persona, il flusso di coscienza, i dialoghi sono molto divertenti, si intravede le facezie e i vizi della classe borghese, all'epoca napoletana, la classe borghese, dei decaduti, di gente che fa debiti, che vive in questo circolo l'estate, senza preoccuparsi di niente, di nessuno, preoccupandosi solo di divertirsi, di bere, giocare e avere avventure. Qui poi si innestano l'amore del protagonista Massimo, l'adulazione per una persona quale Sasà, e poi Ninì, viste come persone che riescono a farsi vitale, a non avere soldi, a vivere a credito, eroi di un momento e di un'idealizzazione degli altri personaggi che hanno un lavoro e provvedono a queste persone che hanno successo con le donne, hanno battuta pronta e che non hanno bisogno di lavorare per mantenersi, una sorta di
vera e propria reverenza. Anche se è interessante vedere come i due personaggi in carne e ossa, Sasa prima e Ninì, si scambiano il testimone e di come il Ninì giovane aduli il Sasa. Poi il Ninì diventato grande non adula più Sasa e il Sasa prende le distanze da Ninì. Quindi è interessante per questa figura, è anche interessante la parte finale, metaforica, di cui non faccio cenno. E devo essere sincero, è un libro che volevo leggere da molto tempo, mi ha affascinato, anche perché leggevo di come ci potesse essere un piccolo paragone sia fellignano che con l'opera della grande bellezza di Sorrentino. In effetti, Raffaele da Capria si può identificare. Non caratterialmente, ma nel percorso, un pochino nel protagonista della grande bellezza, perché in effetti ha avuto un grosso successo con questo romanzo, Vento della strega, poi si è trasferito a Roma e vedete che ci sono delle analogie con il personaggio di Geppo Gambardella della grande bellezza. Inoltre, lo stesso Massimo, il protagonista del romanzo, è una persona che ha studiato, che si laurea e poi si trasferisce a Roma, quindi è affine almeno in questo pezzo. Questo tratto di vita con Raffaella Carrà e con lo stesso Geppo Gambardella. Ci sono delle scene estremamente interessanti. La scena iniziale del libro, della descrizione della pesca, la descrizione della Napoli, dell'indolenza della vita napoletana, della grande occasione mancata, la descrizione del rapporto degli uomini con le donne. È un romanzo, secondo me, abbastanza di formazione. E vi consiglio di leggerlo vivamente perché dona, prima donna un benessere e un orgoglio marteuropeo, sia di rinuncia rispetto alle vizie che persistono nell'indole e che peculiarizza ancora l'essere del napoletano, ed è anche un archetipo venduto oltre confine di cos'è il napoletano. Però, la disamina e la critica di Raffaella Carrà, napoletano al 100%, è un riscatto e un orgoglio di ciò che dice che parte di noi siamo diversi. Però è un diversi che accettiamo tale nostro essere. Quindi è un romanzo molto complicato, un romanzo che io sicuramente non riesco a sviscerare in un modo compiuto. È un romanzo che invito tutti a leggere, di leggere, a far proprio, perché è un romanzo che riempie e lascia una grandissima sensazione, lascia una sensazione di visitare quei luoghi, lascia una sensazione del sale, del mare. Quindi questa è la mia opinione. Ciao ragazzi.